Spazio Wow di Milano dedica una mostra agli anni 80, fumetti naturalmente, ma molto altro ancora. Dai robottoni giapponesi al cubo magico di Rubik, passando per le lacrime di Candy Candy, le cassette del Walkman e i primi videogiochi di Pac-Man, al ritmo di Vamos alla Playa, ovviamente. Colorati ed eccessivi, estrosi nel bene e nel male, dopo un lungo letargo nel dimenticatoio dell'estetica, tornano gli anni Ottanta. Wow, Spazio Fumetto di Milano dedica ai quarantenni di oggi, e non solo, la non mostra 80 Nostalgia. Un viaggio nel tempo che ci permette di andare alla scoperta di un decennio, quello degli anni Ottanta, che viene visto in maniera un po' critica, ma che invece adesso dalle nuove generazioni è stato riscoperto. E lo fa attraverso le sue icone. Abbiamo messo dentro tutto in una fantastica stanza dei giochi degli anni Ottanta. Grande attenzione alla moda, soprattutto con uno sguardo sui paninari, che erano i protagonisti dell'epoca. E poi i giocattoli, i giochi da tavolo, tantissimi, perché è proprio il momento dei giochi da tavolo, così come era il momento dei videogiochi. I primi telefilm americani, i cartoni, il conflitto a distanza tra fan dei Duran Duran e degli Spandau Ballet, e poi il cinema, Rambo, Ghostbusters, E.T., Indiana Jones. Ritorno al futuro è emblematico in questo senso, perché all'epoca aveva avuto meno successo di Ghostbusters, ad esempio, ma adesso se uno della mia età pensa agli anni 80, pensa al ritorno al futuro, è immancabile. Per i più critici e meno nostalgici, occhio alla sezione fumetto italiano, perché gli anni 80 hanno partorito anche grandi matite, a cominciare da Andrea Pazienza.